È l'energia una delle priorità della partnership euro-mediterranea. Sicurezza degli approvvigionamenti, competitività dell'industria energetica, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile sono alcune delle sfide comuni. L'energia è anche uno dei pilastri dell'azione dell'Unione per il Mediterraneo. Energy security and climate change will continue to be at the top of the political agenda. And in a way this reinforces the mandate of the UFM regarding renewable energy and energy efficiency, which is at the core of the cooperation we have between the two rims of the Mediterranean. Non a caso il progetto bandiera del segretariato è quello del piano solare per il Mediterraneo, che punta ad incrementare lo sviluppo di tecnologie nel campo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Dalla fine del 2002 la Banca Europea di Investimenti ha dedicato oltre 5 miliardi di euro a progetti nel settore dell'energia nei paesi partner del Sud, fra cui un'iniziativa pilota dell'Unione per il Mediterraneo, l'impianto solare di Ouarzazate in Marocco. Altra priorità della cooperazione euro-mediterranea è l'integrazione dei mercati dell'energia nella regione. I regolatori nazionali sono al cuore del progetto europeo MedReg. We are the only ones as public authorities to say this is our role to put some objectives, a strategy for the future of energy, and then to have framework guidelines, to have codes so that the networks, so that the infrastructures, the interconnections in gas and electricity can be as much as possible to the benefit of our customers. MedReg has developed already a good report regarding investment mapping in the Mediterranean regarding the infrastructure. Nei prossimi anni MedReg fornirà anche un sostegno a diversi paesi per lo sviluppo delle agenzie dei regolatori tramite valutazioni di soggetti terzi. The first proposal that we will do peer review on Egypt, which I came from. So we will become an example for this kind of peer review. MedReg punta ad allargarsi ai paesi che ancora mancano all'appello, Tunisia, Libano e anche Siria, quando sarà possibile. Lo scopo finale è quello di sviluppare una comunità integrata dell'energia nell'area euro-mediterranea.